me, se continua a fare così, può già anche iniziare a titolare, non lo tolgo più. Magari facesse sempre così. Problemi non ce ne sono. Mi sembra un ragazzo oltretutto a posto. E quindi se le premesse, se le sue prestazioni sono queste, ne trarremo beneficio tutti. Al di là di tutto, concludo, quindi faccio una considerazione che è reale. È ancora giovane, è un patrimonio di tutti e quindi vediamo che cosa succederà più in là. Di sicuro sta a me gestirlo nel migliore dei modi. Però se è questo giocherà sempre. Calcio d'agosto. Con tutto rispetto per l'Arezzo, noi sapevate, l'ho detto ieri, che avevamo le gambe pesanti e si è visto ampiamente in campo. Sicuramente potevamo gestire molto bene, visto i primi 10 minuti nostri, per come era andata la partita, la gestione, cioè proprio non fare entrare l'Arezzo in partita. Invece, al di là del rigore, il calcio d'angolo, prendere gol praticamente raso terra. Questa squadra non ci ha sempre abituati a una concentrazione, una determinazione, una cattiveria diversa. Quindi probabilmente magari le gambe, il poco ossigeno che c'è nelle gambe, magari si è trasferito anche nella testa, quindi magari un po' di superficialità, visto che le cose sembravano andare in una certa maniera. Poi per il resto devo dire che nella normalità delle cose, difficoltà nelle ripartenze subite, palloni regalati e non dobbiamo concedere questo. Io ho chiesto a volte, quando succede una partita del genere che non hai le gambe, potresti fare anche, non so, 20 minuti, 30 minuti di palleggio. Chi se ne frega, intanto fai correre a vuoto gli altri, ma non regali la palla e non sei costretto magari a tornare indietro 40-50 metri con mancanza di ossigeno. L'unica cosa che non è andata questa sera è stato quello, al di là della non marcatura e della leggerezza sui gol. Io parto sempre dalla condizione mentale. Condizione mentale deve essere maniacale da subito. Ci siamo preparati in questo, stasera è andata così. Non ne farei un dramma, anzi al contrario, c'è da lavorare, prima di tutto c'è da ritrovare le gambe. Questa partita farà molto bene, perché praticamente è la prima partita vera dove gli avversari ti hanno costretto a correre. Prima partita vera da parte di tutti che hanno giocato 90 minuti, sono contento che comunque abbiamo la possibilità di farne un'altra domenica prossima. E quindi dobbiamo limare gli errori gratuiti. In questo momento il mio pensiero è che c'è un'ottima idea. Un'idea comune, sappiamo cosa fare, come farlo, c'è da limare i particolari, perché poi il dettaglio, lo stop in un certo modo, il cross in un certo modo, l'inserimento di qualcuno nuovo, però sono situazioni che fra un po' non ci saranno più, perché quando saremo freschi di gambe, secondo me questa squadra qua sarà assolutamente pronta a non subire quello che ha subito questa sera gratuitamente. Mustacchio è entrato in una partita, diciamo, quasi sotto ritmo e quindi ha avuto il vantaggio con ritmi diversi. Per quanto riguarda Bellodi e Rutten devono migliorare, ma poi per il resto tutta la squadra. Perché la sensazione è che molti siano ancora in difficoltà fisica. Per me è solo questione fisica. Sui movimenti, e ripeto, sulle idee va abbastanza bene, quindi sono soddisfatto. Ma se quando giochi la palla all'attaccante e la perde perché non gioca a due tempi e perché poi loro ripartono, io credo che perdi, tutte le misure e tutta la serenità del caso. Sei costretto a ritornare indietro, non avendo le gambe, questa corsa
ti costringe davvero ad avere un affanno che in questo momento vale triplo. Spostavano la palla a 2 metri, ne pigliavano 5. E quindi, cioè, la difficoltà oggettiva secondo me era questa, perché comunque, cioè, stare a muoversi in fase difensiva e ripartire secondo me è molto più facile. E nonostante questo siamo andati in vantaggio, abbiamo gestito in una certa maniera. Quello che non mi è piaciuto è che quando hai la palla, che la giochi a loro, che ripartono, secondo me in questo momento non abbiamo una forza sul campo che altre volte abbiamo o abbiamo avuto, perché prima di tutto la palla non la perdi in quella maniera lì. Secondo, poi sei più lucido per giocare, si chiamano preventive, no? Quindi marcatura in avanti o con la palla alle spalle, che la prendi sempre tu. Perché? Perché stai bene fisicamente, perché sei lucido, perché sei nella posizione migliore. E allora le difficoltà, ripeto, le difficoltà di questa sera secondo me sono esclusivamente fisiche e mentali. Spolli, meno male che ce l'abbiamo, nel senso che mi piacerebbe fare di più, però andiamo a parlare di niente oggi, perché quello che è la mia risposta alle vostre domande oggi non ha un senso compiuto, perché io nel momento in cui la squadra ce l'ho fresca, queste cose qua non le andremo a descrivere, non faremo considerazioni in merito. Perché Spolli in questa sera, per esempio, sembrava in difficoltà. Golemic, che è alto 1,95 e pesa 200 kg, è andato in difficoltà. Vediamo fra 3 mesi, vediamo fra 2 mesi. Lo avete visto Golemic e Spolli di che pasta sono fatti? Allora, mettete in conto che noi in preparazione, io e il mio staff, facciamo lavorare la squadra anche fisicamente. Lasciatemi davvero essere contento per il risultato. Faremo un'altra partita ufficiale e importante. Sapevamo che potevamo andare in difficoltà per certe cose, la squadra ha reagito bene, sicuramente si era aperta una partita che non doveva essere aperta, e quindi nelle difficoltà la risposta della squadra è stata positiva. Ci sono state delle giocate veramente importanti, di fattura, di qualità importante. Poi gli episodi dei gol presi sicuramente potevamo fare meglio, ci sono state delle pause che possono starci, ma non così magari sanguinose, perché sopra 2-0 una squadra come nostra non può andare sotto 3-2 in 10 minuti. Poi una certa continuità di voler andare a fare il risultato. Potevamo essere più bravi e più precisi in zona gol, anche nel palleggio dietro, senza giocare la palla a loro per poi farli ripartire. Però tutto sommato, dai, portiamo a casa questa qualificazione e ci concediamo una partita importante domenica.